Buongiorno a tutto il gruppo. Purtroppo il tempo è molto molto lieve e ci sono veramente tante cose da fare per riuscire a rimodernare questa malsana Italia. In questi miserabili anni ho visto la gente che non capiva nulla. Ancora oggi, nel 2021, la gente non capisce nulla. Non sa neppure cosa possa essere la vera felicità. Ma non solo quello che più mi dà rammarico e mi dà un grande dispiacere nel cuore che abbiamo mantenuto gente inerme, gente miserabile, gente ignobile, gente che sarebbe veramente da mettere al muro. È vero, abbiamo coloro che sono arrivati prima di me, hanno fatto una guerra. Tanti sono morti per il bene di combattere e per il bene di una pace. Ancora in queste ore mi sta mancando la voglia, ma vorrei, forse non per disgrazia, ma vorrei forse per far capire alle persone che ci vorrebbe di nuovo un grande dittatore in quest'Italia, colui che potrebbe flagellare un mucchio di persone, non come quelli che hanno flagellato nostro Signore e l'hanno messo in croce, poi in questa grande piazza gridando Barabba. Non vorrei essere scortese con il mondo, ma vorrei che io, San Giovanni Battista, o io, persona come me stesso, abbi un grande potere di fare miracoli, perché purtroppo non sono ancora autorizzato a fare miracoli. Ma se potessi veramente essere autorizzato a fare miracoli, a quanti darei la morte? Una morte forse miete, forse libera, ma forse peggiore di quella che coloro che hanno combattuto nelle nostre guerre, perché in questa grande Italia malsana ancora oggi vedo gente scaltra, sporca, disonesta, gente che ruba, gente che ammazza, gente che va a colpire bambine e va a violentarle, ma non solo quello. E anche quello che vedo con i preti, con quelli che dovrebbero essere coloro che predicano carità, amore e saggezza. Invece questo non è. Ho sentito più di una volta che questi preti hanno sodomizzato bambine, bambini. Poi qualcuno ha anche detto che sono stati questi bambini miserabili a colpire i loro preti e a violentarli. Mi pare una cosa strana, però, non avendo visto, oggi vorrei essere come San Tommaso. Vorrei mettere la mano nel costato per vedere se veramente nostro Signore è stato flagellato, picchiato, incoronato, crocifisso e anche bastonato e per di più colpito con una spada nel fianco. Non so cosa dovrei dire ancora di quest'Italia malsana, di quest'industria dispettosa che ancora oggi vuole mandare a casa i veri lavoratori di una vera politica, di una politica giusta e sana. Ieri è andato quello della CGIL a parlare con Draghi. Non si sa cosa si hanno detto, ma spero che il Salvatore
Colui che è andato a parlare con Draghi sappi parlare bene e sappi parlare veramente di una grande liberazione e di una grande libertà di lavoro, di fiducia nel mondo e di non fare sempre tutto quello che si è fatto e si sono fatti corrompere come dall'Italia e come altri ditte in oggetto, la Whirlpool, la Samsung, senza parlare dell'Ilva di Taranto, senza parlare della Fiat e senza parlare di tantissime altre fabbriche che ancora oggi stiamo mantenendo con la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, invece di creare lavoro, creare economia e creare veramente un mondo migliore di pace. Ancora oggi in Afghanistan abbiamo mandato a casa le nostre truppe, forse era ora, ma forse no, perché secondo me era giusto parlare con quelli che comandano in Afghanistan e cominciare, ma non oggi, da ieri, era da cominciare a fermare le guerre, a creare pace, a creare lavoro, a creare un mondo nuovo di materiali, di strade, di case e di tante cose nuove che veramente nel mondo ci servono. Ma ancora ieri, oggi e forse anche un domani, questa politica maldestra non fa nulla per i lavoratori e non fa nulla per questa gente e non fa nulla per la pace. Sì, per la pace nel mondo, per la felicità, poi per gli esseri umani, quelli veri, poi il discorso di quelli degli ospizi, di quelli inabili, di quei disabili, di quelle persone veramente che hanno bisogno d'aiuto, di assistenza, di felicità. Invece ancora oggi vediamo anche nelle scuole bambini picchiati dalle maestre, vediamo negli ospizi le persone anziane dentro nella loro merda e nel loro piscio e nessuno va a cambiarli. Coloro che non fanno nulla nel pubblico, non parliamo di polizia, carabinieri, di finanza, non parliamo di quelle persone vigili che ancora oggi prendono mazzetti inermi, ed è vero. Poi parliamo di mafia, ma voi sapete cos'è la mafia almeno, sapete cos'è la cupola, ma voi sapete chi sono quelli della cupola. In questi anni passati, dalle morti tragiche di Borsellino, Falcone, di Moro, di Alexander e di altre persone che non voglio nominare perché da terrorismo rosso, da una strage di Bologna a una strage di Piazza della Loggia, a tante stragi nel mondo, senza poi parlare di catastrofi naturali, da questi terremoti che hanno buttato a terra l'agricoltura, delle industrie, hanno buttato a terra delle case degli italiani. Io mi fermo perché vi vorrei salutare, ma vorrei dirvi a tutti di meditare questa cosa, perché se qua l'Italia deve ripartire con onestà, semplicità, felicità, amore, saggezza e tanto altro. Perché se no qua si muore, ragazzi. Qua si muore e si ritorna in guerra per una grande guerra mondiale, stramondiale, con poteri sussistenti peggio ancora della bomba di Hiroshima, peggio ancora dei virus, peggio ancora della lebbra, peggio ancora della morte, dove ancora nell'aldilà, dopo essere morti, si va a bruciare. E non si sa quando ci fermeremo in questo fuoco maldestro, in questa fascia d'orribilità e di non nazionalità, ma di incomprensione ingombrante, di un'incomprensione maligna, di un'incomprensione veramente sadica, con un potere straordinario di morte per tutti. Forse ci sarà la salvezza solo per quelli onesti,
per quelle persone che si sono sempre comportate bene nel mondo. Grazie. Giovanni Digiuni vi saluta da Ravenna e spero tanto di riuscire presto a partire come voglio partire, perché se un domani arriverò in alto non ci sarà più nulla per nessuno, solo per quelle persone oneste, solo per quelle persone che sanno che cosa vuol dire felicità, amore e pace, sanità, economia, agricoltura, allevamenti, carne buona, formaggi, lavoro per tutti e denaro per tutti. Con cultura e solidarietà con Giovanni si può, perché veramente Giovanni è un grande ed è number one di tutto il mondo, di tutte le nazioni. Poi, se qualcosa cambierà, non solo per il calcio, non solo per lo sport, non solo per questi bambini, ma non solo, ma per tutto il mondo, sì, per il mondo europeo, per il mondo nazionalista, per il mondo strategico dal nord al sud, all'est e all'ovest, perché veramente per un mondo migliore ci vuole Giovanni Digiuni. Ciao a tutti da Ravenna.